Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. 12 anni fa la Juventus veniva in qualche modo affossata da qualcuno, da qualcosa. 12 anni dopo, ora nel 2018, la Juventus è reduce da 6 scudetti consecutivi, due finali di Champions League, numerose Coppe Italia, Supercoppe, uno stadio nuovo del 2011 e molti progetti in avanzamento. Uno di questi sta per vedere la nascita. Come sapete, il progetto Continassa, la riqualificazione di questa zona, la Continassa appunto, che è stata per anni abbandonata, decenni abbandonata da Torino, dal Comune di Torino, è stata poi riqualificata da Juventus, che grazie a un fondo di investimento immobiliare, che ha la proprietà di tutto questo discorso qua, ha riqualificato costruendo cose, il training center, il centro sportivo in cui si allenerà la Juventus la prossima stagione, la sede proprio della Juventus e adesso anche l'hotel. Hotel che insieme a tutti gli altri progetti inizierà, vedrà la sua nascita ufficiale già da quest'estate, cioè praticamente dalla stagione 2018-2019. Questa cosa qua, l'hotel, premettiamo una cosa, non parliamo di proprietà, di gestione, sono due cose diverse. La proprietà è di questo fondo. La gestione sarà in mano a una società che è controllata per il 40% dalla Juventus Football Club e dal 60% da un altro, non mi ricordo di nome, ma chiaramente più o meno questo il discorso un po' intricato. Sono discorsi veramente molto intricati sul quale non voglio soffermarmi perché non è questo il discorso di cui voglio parlarvi. 12 anni fa ho ricordato questa data, 12 anni fa a Calciopoli, perché molti ci davano per sconfitti non solo dal punto di vista sportivo ma proprio totale, come fosse la fine di una società gloriosa che per 100 anni passa aveva dominato in lungo e in largo l'Italia e l'Europa. E 12 anni dopo però la cosa è ben diversa, siamo la prima squadra su ogni campo, su ogni fronte, la prima squadra dal punto di vista sportivo perché 6 squadre di fila non li ha vinti nessuno prima di noi e noi siamo stati i primi a farlo, quindi già quello è un record. Primi sul fatto di avere il primo stadio di proprietà, poi sappiamo che è una concessione, invece sono discorsi un po' intricati anche qua, però il primo stadio che è venuto alla luce è sicuramente lo stadio della Juventus, Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, uno stadio a livello europeo come quelli europei, quindi veramente un fiore all'occhiello di una società in crescita. Ma allo stadio non finisce qui, la zona Continassa abbandonata è stata riqualificata per decisione appunto della Juventus, riqualificata con il training center, ovviamente anche con la nuova sede e anche questo hotel. È un hotel molto interessante perché intanto è sempre in quella zona, quindi vicino allo stadio, veramente vicino, che verrà utilizzato sia dai tifosi che vorranno pernottare, magari sono quelli che vengono lontano, è un hotel a 4 stelle, quindi magari non accessibile a tutti, ma sicuramente molte persone potranno pernottare lì, vicino allo stadio, e possono uscire e andare allo stadio tranquillamente senza muoversi in modo scomodo. È un hotel che conterà 138 camere. Un'ala di questo hotel verrà utilizzata solo dagli giocatori juventini bianconeri, perché chiaramente entrano in ritiro là per poi approdare allo stadio in modo veramente diretto. Quindi questa cosa è molto importante anche per tenere unito il gruppo e per i discorsi anche di trasporto e di movimento, che sicuramente va a vantaggio dei giocatori juventini. Sarà accessibile anche a noi, nel caso potessimo permettercelo, chiaramente. Queste camere sono molte camere, c'è anche una spa al suo interno. C'è un parco di 2200 metri quadrati, quindi un parco enorme, quindi anche un po' di verde, un ristorante con dei catering che serviranno pranzo e cena, in modo come qualsiasi hotel, e ovviamente ci sarà la vicinanza allo stadio, quindi veramente è una cosa, una comunità, un comfort veramente assurdo. L'hotel sembrerà una cosa superflua, però il fatto di creare un'area tutta juventina e bianconera intorno allo stadio ci mette primi in Italia e tra i primi in Europa, perlomeno a livello delle grandi big europee che hanno già avuto questi processi di crescita non solo sportiva ma anche dal punto di vista dell'investimento proprio nelle attività extra calcio. È una cosa molto bella che a me veramente mette veramente molta gioia, perché essere primi è sempre una bella sensazione. Poi qualcuno vorrebbe ancora buttarci giù, qualcuno ci invidia, però alla fine è proprio quello che fortifica, quello che è un sentimento di juventinità che va oltre in questo caso anche quello che è poi lo sport, il calcio, il pallone, e che arriva anche su questi progetti qua, perché sono molto interessato a, quando tornerò a Torino, a vedere tutto questo ben Dio costruito grazie al supporto e elementi brillanti di coloro che lavorano per la Juve, fra tutti Aldo Mazzia, che è appunto il CFO e il CEO della zona finanziaria, quindi non, il Marotta è quello della zona tecnica sportiva, Mazzia è Barotta della parte finanziaria della Juventus. Quindi chiaramente ringrazio veramente coloro che hanno veramente ideato in questi 10-15 anni di programmazione delle cose veramente sensazionali. Si aprirà ovviamente nella prossima stagione, quindi nella prossima stagione potrete tranquillamente anche prenotare la vostra camera lì, sarà ovviamente un po' oberato pieno di prenotazioni, perché sì, sono tante le camere ma sono anche tanti tifosi, quindi chiaramente sarà un po' di casinotto, però insomma alla fine qualcuno potrebbe ritagliarsi il suo spazio in questa camera, vediamo un po' com'è, magari un po' tema bianco-nero. Adesso sono curioso di vedere come saranno gli interni.
Detto questo, ragazzi, spero che la cosa vi sia piaciuta, perché credo che sia veramente un passo in avanti, un passo da gigante in avanti. E non è solo l'hotel, ma è proprio tutto il contesto che si è creato intorno a questa riqualificazione dell'area Continassa, che è stata per decenni abbandonata e dove la grazia della Juventus anche può venire incontro anche agli stessi interessi del Comune di Torino, perché chiaramente riqualificare una zona così, tutto ciò che sta intorno verrà in qualche modo rivalorizzato. Come sapete, chi ha comprato, anche prima dello stesso stadio della Juventus, case in quelle zone, chi ci abita adesso, il valore di quegli immobili là è cresciuto ulteriormente. Quindi chiaramente va a beneficio anche di tutti e della collettività, non solo di coloro che usufruiscono dello stadio, perché chiaramente se uno ha una casa là e vuole venderla ci prenderà un po' più di soldi rispetto a quanti ne avrebbe presi prima senza lo stadio. Quindi questo andrà in qualche modo a riqualificare una zona che era stata buttata là praticamente, e quindi la cosa è molto buona per tutti, anche se qualcuno vorrebbe dire il contrario. Quindi ragazzi, come sempre Forza Juve, contentissimo per questa cosa qua, che è un altro passo dopo passo. Manteniamo il nostro primato in Italia sperando di trovare anche quelli in Europa e spero capire anche quello dal punto di vista sportivo, che sarebbe una cosa molto 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 buona. Forza Juve e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.